Ben ritrovati carissimi amici nel mio canale in questo mio nuovo video. Prima di partire con il contenuto, mi raccomando, è assolutamente importante l'iscrizione al canale per supportarlo nella sua attività, così come è importante la campanella attiva per essere avvisati nel momento in cui vengono postati nuovi video, nel momento in cui vengono fatte delle nuove live. Inoltre c'è anche un canale, diciamo, parallelo che trovate giù in descrizione, quindi vi invito a iscrivervi anche lì. Altro progetto importante è il gruppo WhatsApp. È un progetto a cui tengo, nato di recente, che si sta cominciando man mano a sviluppare. È una sorta di mini community dove poter interagire in maniera diretta su quelle che sono le informazioni del mondo calcio, ovviamente con un occhio dedicato alla Juve, all'attività del canale, oppure interagire, insomma, con opinioni o considerazioni anche durante le partite stesse in maniera un po' più diretta, senza aspettare magari i tempi, non dico biblici, però insomma i tempi dovuti a il montaggio, alla registrazione dei video su YouTube oppure eventualmente su Facebook. Quindi si ha una sorta di interazione in diretta con il sottoscritto, comunque all'interno di una community. Ciò non toglie che all'interno di questa community si possono pensare di fare anche delle live che poi porteremo anche su YouTube, dei concorsi o perlomeno qualcosa del genere. È assolutamente gratuito. Generalmente questo tipo di bonus vengono dati dai creator in virtù di un abbonamento mensile che viene pagato o viene propriamente istituito. Io non voglio inserire, almeno per il momento, quelli che sono gli abbonamenti ai miei canali, quindi comunque voglio cominciare questo progetto in maniera del tutto gratuita, assolutamente. Per aderire bisogna inviare una mail a yodaj1897@gmail.com e nella descrizione trovate tutte le info del caso. Mi raccomando, è un progetto a cui tengo in maniera particolare. Allora, si è appena conclusa la partita 3-3, partita un po' pazza, devo essere sincero, però comunque una bella partita. Una bella partita con un primo tempo giocato anche abbastanza bene, però dobbiamo avere, praticamente dobbiamo subire sempre qualche schiaffo per poterci praticamente riprendere e giocare. E infatti nel primo tempo praticamente pronti via, dopo i primi mi pare 5 minuti, prendiamo gol su una papera, incertezza di Szczęsny. E da lì in poi praticamente giochiamo anche una bella gara, palla a terra, ragionata, con un Di Maria ispirato, con diversi giocate da Di Maria. E infatti praticamente cominciamo a macinare il gioco, abbiamo diverse occasioni, tra l'altro in diverse azioni avremmo potuto e dovuto, secondo me, tirare un po' di più. Cercavamo di entrare praticamente in area con la palla e praticamente il tiro non arrivava mai. In un'azione di questa c'è stato un rigore, ce ne sarebbe stato anche mezzo prima, però vabbè, parliamo di quello che poi è stato. Quindi un rigore dato dal VAR, Di Maria va a praticamente a pareggiare i conti con l'Atalanta e dopo poco riusciamo anche ad andare in vantaggio con una grande azione corale con Di Maria, Fagioli che praticamente sulla fascia crossa di prima intenzione e Milik in controbalzo praticamente batte Musso. Chiudiamo il primo tempo, ripeto, un primo tempo giocato anche abbastanza bene, in vantaggio, pronti via praticamente. Nel primo minuto del secondo tempo, insomma, quel gol a freddo praticamente ci taglia un po' le gambe e dopo pochissimi minuti anche il 3-2. 3-2 su una praticamente dormita della difesa, piazzata male Alessandro, come al solito, perché Alessandro è una tassa. Quando c'è Alessandro, bene o male, il gol per colpa sua dobbiamo subire. Anche il secondo gol, tra l'altro, cioè il primo gol del secondo tempo era su un'azione nostra, con una ripartenza, un'uscita male, e alla fine perso palla e prendiamo gol. E sul terzo gol dell'Atalanta, anche lì, insomma, come dicevo, piazzati male, Alessandro si lascia sfuggire l'uomo che di testa in sacca. Da lì in poi abbiamo giocato anche abbastanza bene, quindi i soliti schiaffi per poter poi andare a giocare anche meglio. L'unica cosa, non capisco la sostituzione di Di Maria. Di Maria mi sembrava molto ispirato questa sera, praticamente da ogni palla che toccava era assolutamente un'azione da tenere in considerazione ed un'azione che comunque poteva portare a qualcosa di buono.
è uscito, non so se perché ancora non ha 90 minuti, però penso che poteva anche rimanere. Anche perché Miretti, al di là del gol che si è praticamente mangiato, quello del possibile 4-3, non ha fatto tanto meglio. Non mi è piaciuto neanche molto Chiesa, non mi è sembrato in partita, così come il solito Alexandro e anche McKennie e Locatelli. Diciamo non hanno fatto insomma una grande partita. Invece Bremer dietro una buona partita, qualche però imperfezione durante quei momenti di buio, però tutto sommato è stata una partita attenta. Danilo come al solito, oltre al gol. E quindi insomma, cioè, nel complesso una partita diciamo da 6 e mezzo della Juventus. Prima partita dopo lo scempio di venerdì sera, sappiamo tutti cosa ha comportato, e sta montando, io lo dico per dovere di cronaca, anche perché l'ho fatto, la disdetta, diciamo, a DAZN da parte di tutti quelli che sono, perlomeno, i tifosi juventini che hanno schifo di questa situazione. Se volete, appunto, io lo riporto per dovere di cronaca. Detto questo, vi ringrazio, vi saluto, vi invito, mi raccomando, a iscrivervi al canale, è assolutamente importante, è adesione al gruppo WhatsApp, le info le trovate giù in descrizione. Sempre più fiero e orgoglioso di essere juventino e fino alla fine, sempre e solo e nonostante tutto, forza Juve!